3.455 nuovi positivi, in Italia le vittime 140, il tasso di positività al 2,9%, in diminuzione di 25 unità, le terapie intensive 110, meno i ricoveri negli altri reparti Covid. Si va verso un graduale allentamento del coprifuoco, concordato un primo spostamento alle 23, che diventeranno le 24 a partire dal 7 giugno, abolizione totale dovrebbe esserci dal 21 giugno, i colori delle regioni dal 1 giugno, Friuli, Venezia Giulia, Molise e Sardegna dovrebbero entrare in zona bianca, se il trend di miglioramento dei contagi sarà confermato potrebbero seguire a ruota Abruzzo, Veneto, Liguria dal 7 giugno, le uniche precauzioni a seguire nelle regioni bianche saranno distanziamento e mascherine. Riaprono bar e ristoranti anche al chiuso, i centri commerciali nel weekend. Dal 1 giugno l'orientamento sarebbe quello di far riaprire anche ristoranti e bar che hanno solo posti al chiuso, si potrà tornare a prendere il caffè al bancone. Centri commerciali, gallerie e parchi commerciali dal 22 maggio riapriranno nelle giornate festive e prefestive. Riparte il wedding, il settore dei matrimoni riprende dal 15 giugno con Green Pass, gli invitati dovranno esibire un tampone con esito negativo effettuato nelle 48 ore precedenti l'evento, sul numero massimo di partecipanti ci sarà il CTS a dare indicazioni più dettagliate. Si accelera per le riaperture delle palestre anticipate al 24 maggio, centri termali, piscina al chiuso potranno riaprire dal 1 luglio, presenza del pubblico autorizzata per tutti gli eventi, competizioni sportive dal 1 giugno all'aperto e dal 1 luglio al chiuso rispettando una capienza non superiore al 25%. Ancora nessuna decisione certa per le discoteche, mentre centri sociali, culturali e ricreativi aperti dal 1 luglio, terapia intensiva che in area medica. Per definire i colori delle regioni, la linea guida non sarà più l'RT, ma l'incidenza è un altro forte fattore, il tasso di ospedalizzazione sia in terapia intensiva che in area medica.